Buongiorno a tutti, buon mercoledì. Come state? Spero tutto ok. Oggi volevo farvi vedere, ritornare un attimo sulla sublimazione. Sublimazione, quindi una tecnica molto bella che commercializziamo da diversi anni. Tra l'altro, quest'anno la mia MSRL compie 40 anni di attività, quindi ha partito mio padre nel 1981, quindi insomma. Un po' di strada l'abbiamo fatta. Stavo dicendo, sublimazione su tessuti di poliestere 100%, come potrebbe essere questo che è un portaborraccia, questo che è una cuffia. E oggi volevo farvi vedere una sacchettina, zainetto, tipo questa con i cordini. La sublimazione è un'altra tecnica di stampa. Qual è la differenza tra sublimazione e tecnica transfer? Con il laser. La sublimazione, le stampanti sono solo c'hanno magenta, giallo e nero. E quindi, per forza di cose, la sublimazione deve andare necessariamente su materiali di poliestere o rivestiti di poliestere. Ok? Cioè non posso prendere una sacchetta qualsiasi di cotone e andare a stampare in sublimatico. Perché? A 200 gradi le fibre del poliestere si aprono e l'inchiostro tinge. Okay? Se non ci fosse però il poliestere o la fibra sintetica, non avverrebbe il procedimento di sublimazione. Quindi su fibra naturale come il cotone non faccio nulla. Per quello utilizzo l'altra tecnica, Transfer the Magic Touch, dove gli altri video ci sono ampiamente spiegazioni. Quindi ci tengo a precisare questo perché alcuni clienti ancora non sanno bene la differenza tra sublimazione e stampa transfer. Se avete qualsiasi domanda che volete farmi, potete mandarmi una mail o scrivermi su Facebook, su YouTube, quello che volete. La sublimazione viene, diciamo, quello che fa il trucco, tra virgolette, è l'inchiostro, perché la carta è sempre la stessa e bene o male il trasferimento avviene sempre con le stesse modalità. Ok, intorno ai 190-200 gradi. Perché essendo fibra sintetica, fibra poliestere, non ho il rischio, diciamo, di bruciare il materiale. Però, condizione sine qua non è che uno ci sia il poliestere e due deve essere bianco. Perché se io ho praticamente un giallo, i colori si vanno a mischiare. Ok? Quindi questa è un'altra cosa da tenere in considerazione nel sublimatico. La stampante è una stampante a getto d'inchiostro, però caricata con inchiostri sublimatici. Esistono, noi siamo licenziati da diversi anni della Sogras, che è questa ditta americana leader nella stampa sublimatica. Esistono, diciamo, due formati desktop, la versione 500 e la versione 1000. Della Sogras. Vi faccio vedere il programma, poi passiamo al trasferimento molto semplice. Allora, andando sul programma, io ho realizzato praticamente un correttore, questo grafico è molto, molto semplice, ma faccio andare altro che andare in stampa. Io ho Sogras Print Manager, ok, lancio la stampa. Quando lancio la stampa, automaticamente il programma mi apre quest'altra ideata dove ho il Dice Up Magic e qui io vado a scegliere il substrato. Quindi in questo caso andrò a mettere poliestere, Text Print R è sempre la stessa carta, velocità, high quality e lancio praticamente la mia stampa. Ok? A questo punto torniamo live. E andiamo a fare il trasferimento. Qui ho la mia sacchettina di poliestere. Un consiglio che posso darvi per quanto riguarda la sacchettina è mettere un foglio di carta in mezzo, così anche se dovesse passare qualche cosa dell'inchiostro, va sulla carta e non è un grande problema. Poi ho il mio foglio che ho stampato,
Il concetto è molto simile con quello del transfer. Si tratta sempre di una stampa su un foglio che poi deve essere trasferito a caldo con una pressa a caldo. Nel caso della sublimazione non ho bisogno di grandissima pressione. L'unica cosa che devo fare attenzione è che il foglio non si muova. Quindi io posso mettere o un nastro per alte temperature oppure un foglio di carta siliconata per mantenere fermo il mio prodotto. In questo caso, qui sono a 190 gradi, per un dipende tra i 30 e i 50 secondi. Comunque il trasferimento avviene grosso modo sempre con le stesse modalità. Perché? Perché io vado sempre su poliestere. Ok? Quindi se non avessi del poliestere non avverrebbe neanche il trasferimento. Altra cosa, io ottengo un risultato migliore quando io ho 100% di poliestere. Quindi 100% di poliestere otterrò il 100% di trasferimento del colore. Se io ho 70 poliestere, 30 cotone, otterrò 70% del trasferimento. Quindi una cosa, diciamo, non bellissima. Quando glielo stacco, faccio altro che prendere e staccare. Ok? E ho la mia sacchettina stampata. Ok? Quindi questo è il sublimatico. Ok? Come questo, come questo. La stampante che abbiamo utilizzato è la Sogra 500, che è il modello, questo qui, è il modello A4 e poi esiste anche il modello A3. Con il suo software del Dysub Magic. Ok? Io, come sempre, vi ringrazio. Vi ringrazio per il tempo che mi avete dedicato e ci vediamo alla prossima. Per qualsiasi informazione, dubbio, potete scrivermi una mail, memo@msrl.it o contattarmi tramite i vari canali social. Sul nostro sito www.memosrl.it trovate tutte le informazioni. Grazie, arrivederci, be safe.